Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Oxtra Long Acting. A cosa serve? Oxtra Long Acting ha un medicinale veterinario a base del principio attivo ossitetraciclina cloridrato, appartenente alla categoria degli antibiotici e nello specifico tetracicline. È commercializzato in Italia dall'azienda Fatro Industria Farmaceutica Veterinaria SPA. Oxtra Long Acting può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Fatro Industria Farmaceutica Veterinaria SPA. Concessionario: Fatro Industria Farmaceutica Veterinaria SPA. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: ossitetraciclina cloridrato. Gruppo terapeutico: antibiotici. Forma farmaceutica: flaconi iniettabili. Confezioni: Oxtra Long Acting in flacone da 250 ml. Principio attivo: ossitetraciclina, DC.ITFU, 200 mg/ml. Indicazioni: Oxtra Long Acting ha indicato nella terapia di tutte le infezioni sostenute da microorganismi sensibili all'ossitetraciclina, in particolare batteri gram positivi, tra i quali Arcanobacterium pyogenes, Bacillus anthracis, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., gram negativi, tra i quali Aerobacter aerogenes, Avibacterium spp., Bacteroides spp., Bordetella spp., Brucella spp., Dichelobacter nodosus, E. coli, Fusobacterium necrophorum, Haemophilus spp., Klebsiella spp., Ornithobacterium rinotracheale, Pasteurella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., Shigella spp., Spirochete, Rickettsie, Clamidie, Micoplasmi, Actinomiceti, Leptospira ed alcuni protozoi quali Anaplasma spp. E Toxoplasma spp. In particolare, infezioni broncopolmonari, bronchiti, broncopolmoniti, pleuriti, infezioni gastrointestinali, gastriti, enteriti, difterite del vitello, infezioni mammarie, mastiti settiche, mastite parenchimatosa acuta, infezioni urinarie, pielonefriti, affezioni settiche dell'apparato urinario, infezioni podali, poliartriti infettive, infezioni necrotico-gangrenose podali, quali zoppina lombarda del bovino e pedaina dell'ovino, metriti, metroperitoniti, sepsi puerperale, flemmoni, ferite settiche, lesioni purulente, trattamenti post-traumatici e pre-post-operatori. Posologia: in bovini, bufalini, ovini, caprini, suini di peso superiore a 10 kg, polli da carne e tacchini, Oxtra Long Acting va somministrato per via intramuscolare profonda in un'unica somministrazione. Nei suini di peso inferiore a 10 kg si consiglia l'iniezione sottocutanea nella regione retroauricolare. La posologia indicata ha la seguente: bovini, bufalini, ovini e caprini. 0,15 ml/kg IPV pari a 30 mg/kg IPV di ossitetraciclina. Suini di peso superiore a 10 kg. 0,1 ml/kg IPV pari a 20 mg/kg IPV di ossitetraciclina. Di peso inferiore a 10 kg. 1 ml/capo pari a 200 mg/capo di ossitetraciclina. Polli da carne e tacchini. 0,15 0,30 ml/kg IPV pari a 30 60 mg/kg IPV di ossitetraciclina. È consigliabile ripetere l'intervento dopo 3 giorni nel caso di gravi infezioni. Per assicurare il dosaggio corretto, il peso corporeo dell'animale dovrebbe essere determinato il più accuratamente possibile al fine di evitare il sottodosaggio. Tempi di sospensione: bovini e bufalini, carne e visceri, 39 giorni. Latte, 14 giorni, 28 mungiture. Ovini, carne e visceri, 26 giorni. Latte, 15 giorni, 30 mungiture. Caprini, carne e visceri, 39 giorni. Latte, 15 giorni, 30 mungiture. Suini, carne e visceri, 16 giorni. Polli da carne, carne e visceri, 20 giorni. Tacchini, carne e visceri, 30 giorni.
uso non consentito, durante l'ovodeposizione, in galline ovaiole e tacchine che producono uova per il consumo umano. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.